Una vittoria. Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Riccardo, buongiorno. Ubaldo, buongiorno. Gabriele, buongiorno. Buon appetito a tutti. Ciao Mimmo. Buon anno nuovo. Buon anno, nuovo, buon anno. Buon anno vecchio, tutto quanto. Sì, abbiamo seduto. Senti, mi conoscendo Chievo Roma. Chievo Roma, ha sentito il sospirone? Sì. Sono un po' preoccupato, Ricca, perché... Per le assenze? Per le assenze, Mimmo? Beh, per le assenze, per la Roma, per tutto un insieme di cose. Insomma, io non credo nei miracoli in questo senso, insomma, nei miracoli sportivi, comunque legati al fatto che una squadra che stava giocando molto male possa improvvisamente, soltanto perché se non ci sono state le vacanze di Natale, Capodanno, eccetera, eccetera, migliorare in maniera così clamorosa. E poi ci sono le assenze, perché se tu regali Nainggolan, Pjanic e Dzeko, e nel caso specifico ti viene a mancare anche uno che poteva essere il sostituto o di Pjanic o di Nainggolan, parlo di Ushan, insomma io sono abbastanza preoccupato, perché penso che il Chievo è una squadra molto quadrata, che ha un bravo allenatore, che in casa riesce a giocare comunque con una particolare intensità, anche con una capacità di sviluppare il proprio gioco con semplicità, e sono preoccupato perché non mi fido mai delle partite post sosta. Io non so come sono andate le cose durante la sosta, nel senso che non lo sa nessuno, ma non parlo soltanto della Roma, tutte le squadre hanno un grosso punto interrogativo legato alla prima partita dopo la sosta, perché non sa mai quello che vai a ritrovare. La Roma aveva finito bene battendo il Genoa, però poi c'è stata la sosta, vediamo. Insomma, io, Riccardo, se tu mi conosci un pochino, sai che sì, mai riesco ad essere estremamente sereno quando c'è di mezzo la Roma. In questo caso non lo sono ulteriormente, diciamo così, dai. E sai, Mimmo, io ho un po' di informazioni quando ci confrontavamo, sì, sul fatto di l'addestramento, no? So, sì, che non so se può bastare poi qualche richiamo, qualcosa di nuovo. Comunque Garcia ha messo in pratica qualche allenamento sull'addestramento difesa e centrocampo. Difesa, ecco, e questo centrocampo già potrebbe essere un punto di partenza. Io sono convinto che, e non dubito assolutamente, che tu quello che stai dicendo sia vero, e che sia tutto vero quello che poi ci viene filtrato da Trigoria. Però io ritengo che sia difficile vedere già qualche miglioria nella partita di Verona contro il Chievo, e non so nemmeno se sei riuscito a vedere qualcosa di importante contro il Milan, perché tu quando inizi questo processo di miglioramento, anzi di addestramento, proprio che probabilmente prima non c'era stato, c'era stato veramente ai minimi termini, io ritengo che non si possa risolvere tutto nel giro di una settimana. Quindi devo dire che io mi aspetto a Chievo una Roma non molto diversa rispetto a quella che abbiamo visto prima della sosta, almeno da un punto di vista di configurazione tecnico-tattica, anche se poi dovendo fare i conti con determinate assenze, poi ci sarà la necessità di dover ricorrere ad altri giocatori. Però in questo senso io mi aspetto ancora una Roma molto legata ai giocatori piuttosto che al gioco. Poi pian piano, se tu cominci a fare addestramento, cominci a lavorare su questo tipo di situazioni, probabilmente, anzi direi molto probabilmente, se non sicuramente, nel giro di un po' di tempo riuscirai a vedere una Roma diversa. Però io ritengo che non nulla si inventa dall'oggi al domani, e che per tutta una serie di fattori sarà una Roma, come posso dire, sicuramente inedita e per certi versi improvvisata, perché proprio insomma la situazione è quella che è, c'è una grandissima emergenza, e di conseguenza non si potrà vedere quello che noi speriamo magari in un prossimo futuro, cioè una Roma che abbia ritrovato il suo gioco, che abbia ritrovato una sua identità, che riesca ad avere finalmente una propria identità e che possa andare in campo da squadra e non soltanto con un insieme di singoli giocatori. Questo mi sembra il punto più importante. Ma tanto secondo me il tema tattico contro il Chievo sarà quello di una buona, deve essere secondo me, organizzazione difensiva, visto le assenze, poco fraseggio a centrocampo, ma ripartenza da un lato e dall'altra, questo sarà un po' il tema tattico. Questo sì, assolutamente sì. Sai, il Chievo è una squadra che probabilmente non viene lì e ti fa la partita, no Baldo? Nel senso che sa perfettamente che va a giocare contro una Roma che, avendo determinati giocatori nella fase di ripartenza, se tu gli lasci spazio poi ti fanno male. Quindi mi aspetto una partita con un Chievo piuttosto bloccato, una Roma che dovrà fare una partita molto molto intelligente per poter prendere in mano la situazione e portare a casa tre punti che sarebbero fondamentali, visto che il campionato ti ha aspettato, soprattutto alla fine del 2015,
ti ha dato ancora l'ennesima possibilità di rientrare nel giro importante. Ci sono 5 squadre nel giro di 4 punti, lo sappiamo tutti. C'è un calendario che non prevede da qui alla fine del giro di andata degli scontri diretti. C'è qualcuno che ha forse qualche cosina più facile, penso per esempio alla Juventus nella partita del 6 gennaio, penso magari al Napoli in quella successiva. La Roma va a fare una trasferta impegnativa secondo me in casa del Chievo, perché il Chievo c'ha parecchi punti, se l'è meritati tutti e forse qualcosina è andata pensata, addirittura anche stretta. Poi c'è in casa il Milan che non sai che tipo di squadra andai ad affrontare. Insomma, voglio dire, la Roma non può permettersi di non vincere in casa del Chievo, ovviamente, sempre a patto che abbia ancora delle ambizioni importanti, quindi parlo di ambizioni di scudetto. E una vittoria, Riccardo, sarebbe importante anche, sai per che cosa? Perché ti consentirebbe in qualche modo di restare ancora agganciato al treno dello scudetto, e poi ti consentirebbe di dare una valenza ancora superiore a quelli che saranno poi i tuoi acquisti, perché tu puoi anche migliorare la squadra, no? Cioè puntando su dei nuovi giocatori, però se poi la squadra ti sta a 5, 6 punti, 7 punti dalla prima, beh, insomma, poi dopo è chiaro che il discorso sarebbe tutto completamente diverso. Quindi bisogna vincere per la classifica, bisogna vincere per ipotecare un pochettino di futuro un po' più sereno, bisogna vincere per dare poi anche un senso alle prossime operazioni di mercato. Insomma, tante cose racchiuse in una partita alla quale tu ti presenterai senza tre titolari, e questo mi preoccupa tanto, diciamo così. Senti Mimmo, gli allenamenti decisi sembrerebbe, insomma, almeno noi poi sappiamo da Garzia che poi ha deciso se sospenderne uno, se annullarlo, insomma, vuol dire che rispetto all'estate dove si era cercato, comunque la Roma aveva tentato, no, di prendere una posizione togliendo qualche potere allenatore, che se li sia ripresi? Ma insomma, questo è quello che viene fatto filtrare da Trigoria, poi in realtà le cose vere le sanno soltanto loro, no, Riccardo? Nel senso che quello che noi abbiamo visto in estate è assolutamente alla luce del sole, cioè l'arrivo di personaggi come Norma e Di Lippi, quindi, che sono stati voluti espressamente dalla società, l'accantonamento, anzi l'allontanamento proprio da parte della società stessa nei confronti di Rongoni, che era il preparatore atletico di Garzia. Di un Garzia che ha vissuto questa prima parte di stagione un pochettino così in maniera defilata, pensando soltanto alla parte tattica, e mi verrebbe da dire che ci ha pensato piuttosto poco. Adesso sembrerebbe, almeno questo lo ripeto, è quanto fanno filtrare da Trigoria, che la Roma abbia deciso di invertire un pochettino la tendenza, di dare come posso dire, più possibilità a Garzia di intervenire su un discorso atletico e quindi di incidere maggiormente in quella che è la preparazione. Io ti devo dire con grande sincerità che non credo che prima Garzia non sapesse che cosa facevano Norman e Lippi, e ritengo anche che adesso Norman e Lippi non sappiano quello che sta facendo Garzia. Io credo sempre che ci sia stato un discorso di collaborazione, e probabilmente Garzia, che è anche uno che ha una laurea in scienze motorie e in educazione fisica, tanto per farci capire, probabilmente voglia dire un pochino più la sua. La cosa importante, sai che cos'è, Riccardo? È che abbiano finalmente preso insomma in serie esame il fatto che questa squadra non correva. Allora, se poi è stato Lippi, se è stato Norma, se è stato Garzia, Fisciò, Bompar, chi prepara voi, a me mi sta bene tutto. L'importante è che si sia preso coscienza del fatto che questa è una squadra che andava a due allora e che qualcosa bisognava fare. Se poi lo fa Garzia, se poi lo fa Lippi, Norma, a me questo francamente interessa poco. A me quello che mi interessa è la Roma. Come dici sempre te, caro Riccardo, qui qualcuno si dimentica spesso che il bene supremo è la Roma, nel senso che un po' troppi pensano soltanto a salvare il proprio orticello. Io faccio sempre invece un discorso molto semplice, molto terra terra, potrei dire, ma insomma senza che nessuno si offenda, anche da tifoso, cioè nel senso che a me quello che interessa è la prima cosa che ti deve interessare, che mi deve interessare e che personalmente mi interessa, cioè la Roma. Poi dopo, se la Roma la fa andare bene Totti, Lippi, Garzia, Florenzi, Norman, Pallotta, Baldessi, a me non mi interessa. L'importante è che vada bene la Roma. Però ho notato che ultimamente forse c'è una tendenza, o c'è stata, va, usiamo un tempo diverso del verbo, c'è stata una tendenza a voler in qualche modo sottolineare le cose negative, cercando sempre di buttarle poi sulle spalle di qualcun altro. E io credo che se uno, come posso dire, prenda coscienza delle proprie responsabilità e anche dei propri errori, ma anche dei propri meriti, io ritengo, quello sarebbe sicuramente un passo in avanti collettivo generale a vantaggio della Roma. Pensa, che ti dico, della Roma e non di questo o di quello.
Mimmo, ti sei fatto un'idea su come opera generalmente Sabatini, su chi sia davvero tra i nomi che stanno insomma circolando? Ma perché quando ti parlo di Sabatini? Sabatini gioca su due o tre tavoli, perché fa bene a fare così, perché qualche tempo fa, prima che la Roma prendesse il, mi sembra, Stekelenburg, no? Raccontando a questo fatto, se tu parlai con Viviano dice: a me, ma io sono il portiere della Roma. Poi parlavi con Sorrentino e ti diceva: io sarò il portiere della Roma, perché aveva promesso a tutti. Esatto, in questo gioco aveva detto a tutti: tu sarai il portiere della Roma. Poi alla fine l'obiettivo vero non era né Viviano né Sorrentino, ma la Roma prese Stekelenburg. Detto questo, i nomi che sono circolati fino a questo momento sono tutti nomi reali, nel senso che nessuno si è inventato niente. La trattativa con Perotti c'è stato anche un incontro con Sogliano qualche giorno fa direttamente a Trigoria, e i contatti con il clan del Milan, segnatamente Galliani, ci sono per quanto riguarda Sharawi. È chiaro che c'è una situazione abbastanza particolare legata appunto alla condizione così regolamentare che riguarda la Roma, no? Se voi ci fate caso, si tratta di un giocatore straniero e di uno italiano, e Sabatini sta tenendo, come posso dire, in piedi queste due piste, perché ancora non ha, come ti posso dire, capito bene, oppure non si è ancora deciso se prendere uno straniero o un italiano, perché la scelta dell'uno o dell'altro comporterebbe poi una conseguenza su quelle che sono le liste, che qualcuno si era dimenticato, ma insomma esistono sempre, che la Roma deve assolutamente rispettare. Quindi sono due nomi che fanno sicuramente parte della lista del direttore sportivo. Io continuo a ripetere che prima di andare a prendere il sostituto di Turbe, secondo me ci sarebbe bisogno di qualcun altro all'interno della squadra, però se il direttore sportivo sta pensando questo, avrà sicuramente i suoi motivi. La mia domanda è questa: voi pensate che siccome esiste anche questa tesi, no? Che si possa arrivare a prendere sia Perotti che El Shaarawy, che è un'ipotesi che è possibile, ma insomma bisognerebbe fare un sacco di giretti con le liste, insomma. Qualora fosse possibile prendere sia Perotti che El Shaarawy, che cosa vi verrebbe in mente, proprio così, d'impatto, immediato, pensando che la Roma dovesse andare a prendere questi due esterni d'attacco? Qual è la prima cosa che vi viene in mente? Che si è scelto Florenzi come terzino nuovo da destro. Fine. Poi? Siete in tre, Beh, questa può essere una lettura. Ah, quindi siete tutti d'accordo su questo? Beh, nel momento in cui l'ho sentita, no, Gabri, anche da stamattina. Faceva riferimento anche a un discorso di lista, no? No, beh, quello è chiaro. Mimmo l'ha appena spiegato, nel senso che se prendi entrambi i giocatori devi fare un giro di storie. Faccio anche un'altra riflessione, Gabriele. Scusa, la Roma ha due esterni titolari, sì, che sono Salah e Gervinho, che insieme hanno segnato anche un discreto numero di gol. Sì. E quindi a me continua a sorprendere, tutto sommato, che la Roma vada a prendere un altro giocatore in quel ruolo, e che soprattutto si pensi, oppure si sia cominciato a pensare a questo giocatore nel momento in cui è stato venduto i Turbe, che, se non ricordo male, correggetemi se sbaglio, è una riserva comunque nella Roma, sì. Ed era sicuramente la riserva di Gervinho e di Salah, ok? Allora, la Roma sta cercando di prendere Perotti, e questo lo sappiamo perfettamente, e al tempo stesso, da quello che risulta a me, ha già raggiunto un accordo di massima con il Milan per quello che riguarda Sharawy. Adesso poi sarà Sabatini decidere chi prendere, o l'uno o l'altro, per un discorso legato alle liste, ma non escluso che, aggiustando sempre queste benedette liste, possa prendere anche tutte e due, no? Allora la domanda è questa: ma se la Roma c'ha come titolari Salah e Gervinho, perché deve andare a prendere altri due esterni che di fatto più o meno giocano negli stessi ruoli di Salah e Gervinho? Ma perché ancora tutto da stabilire, perché secondo me c'è l'incognita ancora a Florenze, se decide, se prende un terzino che può essere un titolare potenziale, ma titolare. Sì, va bene Ubaldo, però Florenze è certo che la Roma sta prendendo uno tra Perotti e El Shaarawy. Ma un offensivo lo devi prendere sempre, almeno il doppione lo devi avere. Però tu pensi che Perotti venga qui e faccia tranquillamente la riserva? Cioè, non lo so, guarda, è una cifra importante. Chi è quel giocatore che arriva e dice c'è posto sicuro? Cioè, non... No, nessuno. Mimmo, possiamo seguitare tra due minuti?
Assolutamente. Un paro di minuti, a tra pochissimo. Mimo. Eccoci qua. Senti, insomma, mi interessa questo discorso sugli esterni, mi interessa. Però io te volevo, ci ho trovato la lettura, perché poi lo sai io. Vai, c'è, vai. Sto popò. Leggi te, guarda. Sto popò de capocciami. Non è che dice, ma è solo. Un sacco di spazi vuoti, cioè. Cenate spazi vuoti, però insomma poi. Senti, però, senti sto film. Va stimolata, massaggiata, sì. Poi esce sempre. Senti sto film. Calmi, calmi, dai. Io ho parlato con. Vabbè, di dovere. No. Io Sabatini ho parlato sia con Perotti che con il Sharawi. Sì, esattamente. E come so fa io, te li tengo tutti e due in callo, no? A bagnomaria. Tengo a bagnomaria. Mo' fate conto. Mercoledì c'è la partita. Domani. No, Mimmo! Ah, no. Non è quel fatte conto là. In bocco, però. Certo. Ci sono cascato. Lo so, perché ogni tanto scampanello. Perché sei un vecchio zuzzurellone. Io dico che dopo che ti ho detto sta cosa, te mi dai 9-9-9-15. De che, oh? De carcere. De quoziente intellettivo, de voto. De voto. Voto, va, dimmi, dai. Mercoledì. Io potrei. Gioco forza contro la mia. Perché io sono Sabatini, no? Sì, esatto. Senti, sto film mi ho fatto proprio in 3 minuti. Vai. Potrei essere. Sta lì, tu sbatti i pugni sulla radio per sentire, dai. Ma questa è radio. Dai. Potrei essere costretto a prendere una decisione, mio malgrado. Perché sì. Non va come devo andare, quindi io a decisione la devo prendere. Ho perso 2 settimane di più. A quel punto, via allenatore, via Gervinho e Sharawi e Perotti. Come sono io? 2,5 secondo me. Ammazza, pensavo del fatto. Te ne faccio un'altra io, che non è mia, però lo dico, è del mio amico barista che stamattina mi ha detto: tutto, ma non è che vanno via 2 esterni perché ci hanno paura che Salah viene squalificato? No, no, Mimmo, c'è la possibilità. C'è la possibilità. Lo so, che voto mi dai a sta posso dirti, ma affascinava più quella di Riccardo. Grazie al Kansas City. Grazie al Kansas City. Diciamo che era un colosso all'americano quello di. No, di ma Riccardo. La cosa bella di Riccardo è che non volendo, però, ha aperto un file enorme, no? Perché poi Riccardo non apri i file, lui non apri nessuno. Ma stai a scherzare, io andavo a partire. No, nel senso. Ma tu, ma ci andai proprio per i paesi a apri i file. Ma io ho aperto più file io che. Ma che non lo sapevo, questo lo sanno tutti. Dimmi però. Che file e ti dirò chi sei. Esatto. Ciao Mimmo. Ti volevo dire Riccardo. No, ma t'azzardà mai più. Ma come ti permetti? No, ci ho pensato in una giornalata. Cosa ho detto? Madonna, come. Ma non ti permetti. Essere incattiviti. Le nuove. Posso io, fatemi un fischio. Vai. Allora, volevo dire che volendo o non volendo, perché poi Riccardo queste cose, visto quando fa sempre il paraculo, lui le cose ce le sa, però fa finta non sapere. A te certo. Prego, ho detto una stupidaggine. Aspetta, fermate lì. Tu hai parlato della partita di Verona contro il Chievo e hai affrontato un argomento che noi fino a questo momento non avevamo affrontato, perlomeno in questo spazio, ma magari l'avete fatto voi stamattina, e cioè la posizione di Garcia, perché qui improvvisamente, e questo era stato ampiamente previsto, sembra che non è successo niente, che non c'è mai stata una situazione de borderline per Garcia, che la società non è vero che abbia pensato a un altro allenatore, che Pallotta non era incazzato, eccetera, eccetera. Adesso però siamo al redderazione, mi Ubaldo fatto spiegare che vuol dire, capito? No, manco non mi interessa a me. No, che c'è Gabriele che è forbito, è molto forbito Gabriele. Lui l'unica razione che capisce è il cacio e pepe. Ma non so aspetta per quello però, aspetta. Ovviamente. Volevo dire che poi a noi stiamo a parlare di mercato, stiamo a parlare. Però la partita di Verona. Il primo che non la deve sbagliare per tutta la vita è Rudy Garcia, perché adesso l'abbiamo detto 1000 volte, ma mo ci siamo, mancano soltanto un par di giorni, Ricca. E poi ci sarà la partita e Garcia deve dimostrare di meritarsi ancora la panchina della Roma. Perché quante volte abbiamo detto, quante volte sì. Con la mano con tuo padre, con mio padre, con nostro padre, tutti quanti. Abbiamo detto occhio perché lo confermano, però si va male a Verona o cacciano via.
Stiamo ancora così, stiamo. Allora scusa, vince col Verona e perde col Milan, facciamo gli scongiuri che è rimesso in discussione un'altra volta. Vabbè, ma questa se la portiamo dietro. Oh, no, scusa, come ti chiami? Ubaldo? No, Righetti è meglio, Mimmo. Righetti, scusi. È così, bro. Però Mimmo, se la Roma gioca bene, gli... Gabriele, ho detto una cosa brutta, sì, una cosa brutta. Scusami. Allora, ieri sera, non so perché, stanotte, non mi ricordo quando era, mi è capitato di rivedere Real Madrid Roma 1-2, sì, su Roma TV. Commento tecnico del direttore Alessandro Spartà e di Ubaldo Righetti. Bene, andiamo avanti. Allora, stavamo dicendo... No, dicevo, però se la Roma gioca bene, prende quattro pali, le negano un rigore, un gol in fuorigioco contro, come lo mandi via, allenatore? Oh, mai una volta che dice... Lo mandi via, sì, perché porta sfiga. Porta. Partita, no, non si può fare, no. No, anche quello, però no. Un'altra cosa, in questo colossal meraviglioso, questo colossal meraviglioso che ha girato Riccardo Galopeira con Leonardo DiCaprio che fa Rudy Garcia... E lo interpreta. No, aspetta, no, fatemi capire bene che perché ho fatto il film, fatto, no? Un film che andrà al cinema nel giro di qualche settimana. Ah, quel film è lì. Sì, sì. Vado praticamente di Riccardino. Me ne vado, lo chiamerei. Me ne vado, ok, perfetto. Mimmo, in tutto questo, cioè, vengono a saltare un paio di colonne portanti delle ultime settimane. Attenzione. Uno, Sabatini è legato a stretto con una corda strettissima, con un nodo strettissimo a Rudy Garcia. Se cade lui com'è? Se casca lui caschiamo tutti, come adesso l'ho fatta un po' alla romana. Sì, sì, se va a fondo lui andiamo a fondo tutti. Esattamente. E la seconda cosa erano gli allenamenti. È tornato Rudy Garcia, adesso gli allenamenti sono diversi, si è ripreso tutto lui, per davvero una via. È durata quattro giorni sta cosa. Proprio anche in virtù di questo abbiamo ridato tutte in quattro giorni non puoi cambiare il mondo. Ma io non sto dicendo che è giusto. Però dicevo... Fate, io ascolto, vai. Dicevo, no, io mi piace perché senta la radio. Io la sento, perlomeno in questi minuti la sento. Dai, ditemi. No, dicevo, dai, mi ci ha mortificato. No, no, voglio sapere. Eh no, siamo rimasti male, no. Siamo rimasti male. Intervengo. È quello che abbiamo detto. Io non ho sentito, però rifatemi. Lui dice: ma come? Abbiamo detto che Garcia si sarebbe ripreso lo spogliatoio. Che Sabatini è legato a Garcia. E poi perde a Verona. Andano via e rimane Sabatini e farmi. Ma se perde pure a Verona. Dovrebbe cadere anche Sabatini. No, Riccardo ha ragione a porre l'accento su sta cosa, perché noi siamo qui a fare scemi, raccontare le nostre verità, le nostre battutine, i film, Ubaldo che fa finta di sapere. Però non è questo il punto. Il punto è che voi provate a immaginare, e qui tutti i cocoriti del mondo sono ammessi, anzi devono essere proprio obbligatori, voi provate a pensare se la Roma perde contro il Chievo mercoledì, quando è? Mercoledì, mercoledì. Ma ricominciamo! Eccola. Ricominciamo. Mimmo, che porto nel tempo. Due minuti e siamo qui. Siamo qui. Altri due, dai. Dai. Vai. Mimmo. Eccoci qua. Alla domanda quella di Gabriele dice: ma come? Insomma, de sotto, de sopra, Sabatini, perdere a Verona vorrebbe dire avere perso il contatto con l'ultima speranza che rimane di una stagione che... Poi dirlo ora, insomma, diventa difficile, che potrebbe ancora riservare degli scenari tutto sommato, no? Cioè di vincere lo scudetto. Rimanerci ancorato, poi lo scudetto è chiaro che lo vincerà uno. No, scusami, allora ho frainteso quello che volevi dire te, nel senso che a questo punto insomma lo scenario più bello sarebbe quello. Esattamente. Insomma, e dico, se anche dovesse pagare Garcia, non avendo solo lui le colpe, perché non le avrebbe solo lui, certo. Da che mondo è mondo nel calcio, purtroppo, o ha ragione. Ha messo parecchio del suo, Erika, questo bisogna dirlo. Sì. Credo di sì, purtroppo insomma paga sempre l'allenatore. Perciò quale firme passa? Hai fatto un bel preludio, ma la domanda qual era poi dopo? No, a parte scherzi, Mimmo. Che se perché, non vince a Verona, no, ma perché tutto? Dobbiamo pensare sempre in negativo? Se perde, se non vince, nasce Ubaldo. Ti spiego perché nasce Sharawi, Perotti, tutte e due. L'unica eventualità, tutte e due, a me mi viene da pensare. Proviamo a fare appunto 2+2 che poi usci fuori. Ma è chiaro che non è una verità che sto raccontando. L'ho detto prima, è un film. Assolutamente, no, ma infatti. Siccome poi Sabatini è molto bravo, no? Credo che nessuno sia bravo come lui nel periodo di calciomercato a depistare la gente, probabilmente a depistare anche, come posso dire, gli stessi addetti ai lavori, no? Perché lui è uno che mantiene rapporti con tutti.
ha una parola buona per tutti, una mezza promessa per tutti, poi alla fine però tira le reti e porta a casa quello che vuole lui, no? Quindi è chiaro che in questo periodo, valutando i nomi dei giocatori, Perotti e Sciarawi, sono due esterni, un italiano, uno straniero, uno fa mille considerazioni, sarebbe sbagliato se non le facesse, perché poi insomma è anche questo il compito di chi fa informazione, no? Però come dici te, allora tu pensi che possa essere quello? Stamattina Barizia De Casemiro mi ha detto, ma non è che vendono Salah, Gabriele ti potrebbe dire no, la Roma può fare una grande batteria di attaccanti esterni perché il gioco di Garcia punta soprattutto sugli attaccanti esterni e cose di questo genere, insomma questo non è dato saperlo, non abbiamo certezza di nulla, la certezza è che la Roma, l'unica vera certezza, è che la Roma mercoledì gioca a casa del Chievo, a Verona, e deve assolutamente vincere la partita, o quantomeno deve assolutamente fare la figura di una squadra che è ancora tutta compatta, al di là degli abbracci, i baci, le cose all'allenatore e cose di questo genere, perché se no la società ha il diritto di guardare questa situazione. Allora ci siamo raccontati per 15 giorni, forse anche qualche cosa di più, della voglia di una parte della società di mettere comunque in discussione l'allenatore, magari non è stato cacciato, perché io ritengo che è chiaro, no? Se il presidente, cioè il padrone, colui che ci mette i soldi, decide di cambiare un uomo, lo cambia indipendentemente da quello che gli viene detto dai suoi collaboratori, in questo caso al suo management, no? Quindi ritengo che in fondo Pallotta, che non era così più convinto di Garcia, probabilmente ancora un pochettino convinto lei, se no l'avrebbe cacciato, giusto? Però che cosa deve fare Garcia? Deve fare di tutto per non innescare nella capoccia di chi voleva metterlo in discussione, al punto anche di cacciarlo, di dargli ulteriore spazio e quindi di, come posso dire, dare spago a quella sensazione. Quindi conta la partita di mercoledì per il futuro di Garcia, sicuramente, assolutamente sì. Però se vi permettete, io continuo a pensare alla Roma, cioè io penso che conti soprattutto per il futuro della Roma, perché con tutto quello che ci siamo detti, con tutte le cose brutte che abbiamo raccontato, con tutte le cose belle poche che ci siamo detti fra di noi, la Roma sta a 4 punti dal primo posto e ci sono ancora 21 partite da giocare, 63 punti a disposizione, e con 63 punti a disposizione 4 punti non sono niente, perché potrebbero essere semplicemente uno scontro diretto vinto e ti ritrovi lì attaccato a quella che adesso sta prima in classifica. Quindi io vorrei che si pensasse, non dico soltanto, perché capisco perfettamente che questa cosa non è possibile, però vorrei che si pensasse soprattutto alla Roma, perché la Roma poi andrà avanti, esisterà anche se non ci sarà più Garcia, se non ci sarà più Sabatini, se non ci sarà più questo, quell'altro. Io ho l'impressione che si stia pensando troppo ad altre cose che non siano la Roma, e per me, scusami Riccardo se lo sottolineo, poi ci possiamo ancora salutare, per me l'unica cosa che deve contare è la Roma, poi tutto il resto viene di conseguenza. Non fa una piega, non, come non, no, benissimo, poi capirà con me sfondi una porta, Stamattina Mimmo, io ho detto, nel tentare così di capire che tipo di partita potrebbe essere tra le assenze, anche a che tipo di campo troverà la Roma, no? Perché Verona era brutto ad agosto, era agosto la prima di campionato, immagina. Verona ho visto in vita mia, proprio contro il Chievo, una vigilia di Natale o giù per lì, insomma, uno dei campi più brutti della Serie A, non so se vi ricordate, fece gol anche Tommasi in un contro Verona. Un 3-0 credo fosse. Esatto, 3-0 quella partita contro un Chievo che era un Chievo molto forte, forte perché c'era del Neri in quel periodo, il Chievo dei miracoli del Neri. Però Verona è un campo, ovvero il campo del Bentegodi è un campo che ti vuole riservare delle bruttissime sorprese, quindi quello che dici tu Riccardo è assolutamente vero, scusami se ti ho interrotto. No, perché stamattina nel tentare, insomma, di presentare anche la partita, dice ecco, mo s'attaccamo pure al campo, non scherziamo, ci riscriveva qualcuno, la Roma deve essere più forte, tutte queste storie. Però questo l'ha fatto anche Garcia, no? Spesso, cioè, nel senso lì la partita di Bologna è lui che è stato, non è che siamo attaccati noi Riccà, cioè nel senso che poi qualcuno l'ha detto che a Bologna al campo faceva schifo, però faceva schifo per tutte e due, però sì. La componente campo è una componente che c'è sta sempre. Ubaldo Righetti, che uno prima di spaccare le gambe ai calciatori avversari ha giocato parecchie volte a pallone, ti potrebbe dire che un conto è giocare su un campo perfetto e un conto su un campo di cicoria, giusto Righetti? Scusa se ti ho detto Ubaldo prima. No, è giusto, e lì devi trovare anche le alternative. Devi essere bravo, ma devi essere anche forse a volte anche un pochino fortunato, perché tu ti alleni su un campo che magari pensi che possa essere quello, poi magari un altro e vai incontro a delle sorprese, quindi comunque è una componente della quale tu devi tener conto indipendentemente poi dal fatto che la superi o meno, però anche il campo, il terreno di gioco stiamo parlando, è una componente
che incide poi nella prestazione, perché io ho sentito tante volte gli allenatori dire dopo le partite, no, non parlo di Garcia, parlo di tutti gli allenatori della Serie A, ah, noi volevamo giocare in un certo modo, però il pallone non camminava, il terreno era brutto, tant'è vero che ci sono alcune squadre, voi lo sapete perfettamente, che proprio per sviluppare al meglio la propria manovra, che cosa fanno? Bagnano il campo tantissimo prima della partita, no? Essere più veloce. Proprio perché il loro gioco è basato sulla palla che corre veloce, e se il campo è secco, l'erba è secca, questa palla veloce non corre, no? Quindi, insomma, tutto un insieme di cose, l'avversario, le assenze, il momento della Roma, la prima partita dopo la sosta, la componente psicologica che sicuramente in qualche modo si farà sentire, una partita molto complicata, che ormai ha il dovere di vincerla, però non se la porta da casa, questo è sicuramente vero. Vabbè, allora un fatte conto. La torta è quello vero? Questa è quella, dei 44. Allora ci sentiamo domani, sempre se Dio vuole. Ciao a tutti. Ciao Mimmo, a domani, ciao, grazie. Mimmo. Ciao Mimmo. Ciao Mimmo.